Pace bene, cari fratelli, oggi vi farò vedere dove vivo, nella grotta nella quale vivo da circa 3 anni, ecco, dal 2011, perché oltre alla missione io mi dedico anche alla vita ritirata, alla vita silenziosa, alla vita eremitica, ecco, per riprendere un po' le forze, per ricaricarmi spiritualmente e per ripartire e dare gloria a Dio con tutto me stesso, con la potenza dello Spirito Santo. Ecco, potete vedere il panorama, qui ci troviamo su una montagna in Sicilia. È una zona veramente bella, verde, silenziosa, molto ritirata, adatta per la contemplazione, adatta per la preghiera, adatta per la riflessione. Ecco, adesso seguitemi e vedrete dove vivo, nella grotta nella quale vivo. Ecco, qui c'è una croce, simbolo della presenza del cristiano, quindi simbolo di un luogo sacro. Ecco, prego, accomodatevi. E qui c'è la grotta dove vivo. Prego. Ecco, prima di tutto potete notare che qui c'è una scritta e un messaggio chiaro per tutti quelli che entrano in questa grotta. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Infatti Gesù Cristo ci terrà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, cioè nascosto, bene o male. Ecco, il senso di tutto è questo, temere Dio e osservare i suoi comandamenti. Tutto il resto è vanità. Ecco, questa è la grotta dove io vivo da circa 3 anni. Ecco, potete notare che è molto semplice. Ecco, qui c'è un giaciglio, un letto, diciamo, dove ci si può riposare. Ovviamente non c'è il materasso, ma ci sono dei pannelli rigidi. Ecco, perché quando sto qui, ecco, ne approfitto per fare anche un po' di penitenza, e quindi anche un luogo di purificazione, di ascesi, ecco, di penitenza, di mortificazione anche del corpo. Infatti qui non si mangiano le carni, ma solitamente si ha un'alimentazione vegetariana, ecco. Qui potete vedere un tavolo, ovviamente, questo tavolo l'ho realizzato io con le mie mani, con l'aiuto di un fratello, ecco, tutto fatto con le nostre mani. Ecco, qualcuno così almeno si rende conto anche che noi lavoriamo e anche lavoriamo sodo, perché poi vi faremo vedere anche altre cose che abbiamo realizzato. Questo tavolo l'abbiamo realizzato noi, e anche questa panca, ecco, fatta con le nostre manine. Ecco, qui abbiamo un piccolo, diciamo, mobiletto dove mettiamo qualcosa da mangiare come dispensa. Ecco, questa, diciamo, è la zona cucina. Ecco, potete vedere che c'è un piccolo fornellino, ecco, con la bombola, e possiamo cucinare un po' di pasta, qualcosa. Con questa mezzolina, ecco, l'ho realizzata anch'io. Qui ci sono un po' di legumi, ecco, le cose necessarie per poter cucinare. Questo è, diciamo, una specie di camino, anche se non lo uso, perché comunque la temperatura dentro queste grotte si mantiene abbastanza costante, non sale né troppo né scende troppo, quindi è ideale, diciamo, è mite. E qui, diciamo, è un angolo invece, un angolo bagno, se vogliamo, nel senso che uno qui si può sciacquare la faccia, si può lavare le mani e così via dicendo. Ecco, ovviamente qui non c'è l'acqua corrente, non c'è l'acqua, quindi l'acqua la saliamo con gli zaini da scout nei bidoni, ecco perché abbiamo questi bidoni, ecco, quindi l'acqua la saliamo su con gli zaini da scout. Ecco, e per quanto riguarda poi il lavaggio, ecco, ho creato questo sistema, ecco, ho fatto i buchini nel tappo e quindi quando uno si deve sciacquare, ecco, l'acqua esce così, in modo che non si consuma tanto, ma nello stesso tempo ci serve e ci aiuta, ecco. Questa porta, anche questa porta, l'ho realizzata io con le mie manine, ecco, e così anche tutto questo che vedete, tutto questo, diciamo, sistema qui di chiusura, anche questo, ecco, tutto realizzato con le mie manine, ecco, per dire che quando sto qui ritirato, oltre a dedicarmi alla preghiera, alla meditazione, ecco, mi dedico anche al lavoro. Ecco, qui infatti abbiamo qualche libro di preghiera, di meditazione. Ecco, questo crocifisso è uno dei primi crocifissi che ho realizzato ed è, diciamo, frutto, diciamo, dell'ispirazione di Dio, perché ho fatto
questi crocifissi, ecco, diciamo ispirato da Dio, e li ho dati in cambio di un po' di cibo, un po' di spesa. Ecco, mi sono sostenuto in questo modo, facendo questi lavoretti, questi crocifissi, e li davo in cambio di un po' di spesa. Ecco, qui c'ho anche un bongo che mi hanno donato, una chitarra, perché ogni tanto il Signore mi ispira anche dei canti. E quindi scrivo, diciamo, dei canti e anche compongo della musica, e qualche, diciamo, canto l'avete potuto vedere anche, diciamo, su internet, come per esempio Fratelli Convertiamoci in stile rock. Ecco, ovviamente è quasi, o meglio, è un paradosso, dal silenzio totale, assoluto dell'eremo alla musica rock per dare gloria a Dio e per fare chiasso. Ebbene, Papa Francesco, lui anche ha parlato della solitudine, dell'importanza della solitudine che ci aiuta a ricaricarci. Ecco, e quindi è anche importante la solitudine, così come è importante anche andare, ecco, per le strade, uscire fuori dalla chiesa e fare chiasso. E questo è quello che io cerco di fare. Ecco, faccio chiasso, vado per le strade. Ecco, compongo musica, canto, e vado per le scuole, vado per anche i pub qualche volta di sera, e poi però c'è un momento in cui ho bisogno di silenzio. Una volta venne a trovarmi una persona qui e rimase colpita dal silenzio che c'è in questo luogo, proprio perché si accorse addirittura del rumore di una mosca e disse: "Wow, qui si sente perfino la mosca." Ecco, ora contemplate la stanza, diciamo la grotta qui dentro, nel silenzio. Ecco, avete percepito un po', ecco, il silenzio che qui vive. Ecco, è così, così presente che a volte sembra quasi di sentirlo. Ecco, in particolar modo di sera, di notte. Di notte il silenzio quasi, ecco, lo senti, ecco. Ebbene, questo è un inginocchiatoio, ecco, che è utile anche per la preghiera. Ecco, e quindi vi dicevo, dato che qui non c'è la luce, io uso delle candele. Ecco, uso le candele. Ecco, qui questo è un portacandele che ho realizzato. Ecco, perché ogni tanto lo Spirito Santo mi suscita delle cose simpatiche e anche per necessità, allora realizzo. Ecco, questo è un portacandele, un pezzo di legno, e questi sono, diciamo, i coperchi, se vogliamo dire, no? Delle lattine, dei legumi, no? Che si tirano con la levetta. Allora ho realizzato questo simpatico portacandele, in modo tale che, ecco, le candele possono stare dritte. Ecco, e questo, diciamo, è il mio portacandele, e uso questo per illuminare la mia notte, quando capita che mi serve la luce, ecco, accendo le candele. Quindi qui non c'è corrente elettrica. Ecco, vivo ecco, nella povertà. Non abbiamo problemi noi di pagare la luce, di pagare l'acqua, ecco, siamo pure tranquilli. Ecco, attenzione, ma questo perché Gesù, ecco, mi ha chiesto di vivere questa vita, di vivere questa vita così semplice, povera, a contatto con la natura, ecco, dentro una grotta. Ovviamente oggigiorno, per il mondo di oggi è quasi una pazzia, no? Beh, in qualche modo infatti io sono anche un po' pazzo, perché uno che ha 28 anni, un giovane di 28 anni, che da circa 3 anni vive dentro una grotta, su una montagna, senza acqua, senza luce, ovviamente relativamente, perché l'acqua comunque ce l'abbiamo, ce l'ho perché la salgo con i bidoni, la luce c'ho le candele e così via, e comunque senza le comodità che si hanno oggi, ovviamente uno può dire: "Ma questo è fuori di testa." Infatti c'è qualcuno qui nei dintorni, nei paesi vicini, che magari
l'ha pensato e tuttora lo pensa. Dice: ma questo è uscito fuori di testa, è un pazzo, ma chi glielo fa fare? Ebbene, chi me lo fa fare? Me lo fa fare l'amore. L'amore che ho per Gesù Cristo. Così come lui per amore nostro, ecco, si è spogliato di tutto e ha accettato di patire, di soffrire, di vivere una vita comunque povera, semplice, senza possedere nulla.